Salve a tutti, ragazzi, e bentornati alla Soul Link di Pokémon Oro Argento. Oggi, ovviamente, ragazzi, non sono da solo, in mia compagnia c'è sempre lui. Creepy Stories! Ciao a tutti, ragazzi, bentornati finalmente nella Soul Link! Mamma mia, ragazzi, quanto tempo è passato dall'ultima volta? Quanto è vero? Quanto tempo è passato? Quasi un mese dall'ultima volta che io e Luke abbiamo recitato, voi non ve ne sarete accorti, però, mamma mia. Sì, però è passato veramente tanto. Bene, cosa facciamo oggi dopo che ci siamo trovati di nuovo qui? Allora, innanzitutto ci curiamo i Pokémon perché sono ritardato, mi sono dimenticato di farlo. In seguito attraverseremo la grotta di mezzo, facendo poi il pozzo slope, che se ci rimarrà del tempo affronteremo la palestra. Esatto, si spera. Ricordiamo che il nostro team è composto da Pokémon devastanti, quali Vulpix e lui, e Bellsprout. E il mio da Wartortle e Cloyster, proprio fieri. Ok, buttiamoci nella grotta, okay, che dici? Ok, io sono già dentro. Ah, pure io, Anch'io sono dentro la grotta. Ah sì, vi ricordiamo che abbiamo già fatto la cattura qua, quindi... Esatto, abbiamo fallito alla fine dello scorso episodio, il terzo. Ovviamente, non sia mai che sì. Le mezze chiamano una cattura. Sì, no, sarebbe chiedere troppo al gioco, guarda, secondo me. Ok, allora, io vado contro un Onix, contro il primo avventuriero. Sto un po' velocizzando. Olè, palla, fumo. Minchia, avventuriero con Onix, quasi coerente. Sì, sta. Raga, il gioco mi sa che si è andato bene proprio, mi dicono. Minchia, infatti. Ok, io sto velocizzando. Io sto velocizzando un po', tu? Ma un avventuriero con Geodude, Dio. Ma... ti ho detto, guarda che il gioco non ha andato bene, mi sa. Allora, avventuriero con... Che cazzo? Whizzing, va bene. Vabbè, c'hai un Doduo, allora sei forte. Ma perché ci sono i Pokémon a livello 4 in questa grotta? Ma che schifo è, dai. Boh, non lo so, ma non so perché li hanno fatti così deboli. Raga, ma sono più scarsi gli stat all'inizio del gioco. Ma che disagio. Ma che disagio. Ragione. Ok, attacco d'ala per Kame. Posso di attacco rapido, dai. Tanto attacco rapido non mi serve in questo momento. Olè, intanto qua avventuriero a caso. Sì, Plato impara colpo basso. Buono, via destino obbligato subito. Ho trovato un avventuriero con Charizard. Io non... mangiafuoco con Geodude. Bene, mi sembra legit. No, aspetta, anche il mio era un mangiafuoco. Scherzavo. Allora, mica coerentissimo proprio. Bene, allora, sono fritto. Sei fritto, sei affumicato, amico mio. Sei affumicato. Oh! Mio Dio. Ok, allora io batto questo fantallenatore. Almeno vado a prendermi. C'è qualche strumento magari sotto quelle scale, chi lo sa. Boh. Allora, Luca, che livello si evolve, Plato? Minchia, mi stanno già cadendo i coglioni. Sai che non mi ricordo, però sicuramente penso dal 20 al 30 che sia il suo livello di evoluzione, penso. Oddio, boh. Povero Joe. No, mi ha paralizzato con tuono sto fanfi di merda. Oh, Luke, adesso col messaggio visione che ho trovato vincerò la Lega. Preparati. La Lega? Vincerà anche rosso così a tavolino proprio. Sì, okay. Sì. MT40. Aspetta. MT40. Cosa rullo contiene? Rullo di tamburo, muro di fumo. Bella, io ho trovato... Umbreon selvatico ci sta. No! Pure che tu? Pure tu c'hai Umbreon, pure io. In questa parte di grotta. Ma che cazzo succede? Mi ha fatto destino obbligato, stavo per fargli colpo basso. No, vabbè, questo non me lo puoi dire. Ok, ho trovato la Pokebambola. Mi cadono veramente per terra, mi cadono. Vabbè, non importa, raga. E io ho trovato invece una level ball. E Lord Ilix ho trovato, tra l'altro, che minchia Prey. Fa male voglia. Prey the Ilix, ragazzi. Eros mangia fuoco e manda Kakuna. Pokémon proprio di fuoco, mi dicono. Ok. Attenzione, Eros mangia fuoco. Ah, sei all'ultimo, te. Io sono all'ultimo, l'ho appena battuto. Sono fuori, quasi. Farfarig, minchia, ti sparo un magnitudo che madonna, non vivi neanche con la vita. Maronna, ragazzi, che legge. Muori di morte morta. Che cazzo. Ok. Ole, sono uscito io, Luke. Io sono uscito, sto affrontando già l'allenatore, quindi siamo più o meno messi bene. Ok, posto. Allora, io a sto punto faccio la cattura, direi. Sì, falla. Tanto io batto l'allenatore, tac. Allora, un po' chi mi... E chi è? Donphan. E la madonna, addirittura. Esatto. Con calcio in volo. Però calcio in volo non è quello che si sbilancia. Con quale cattiveria me lo stai... con quale cattiveria me lo stai dicendo? Sì, però non entrerà mai, Liu. Ah, ok, bene. Mi fa piacere questa cosa. È entrato, sì. Che culo questo creepy. Oddio, tocca a me la cattura, vediamo un po'. Con la level ball. Vediamo un po'. Ekans, una persona con tanta fantasia. Ekans, attenzione, proprio lui, proprio Ekans. Allora, lo chiamo Dumbo perché sono livello fantasia 0, livello fantasia sasso. Sasso, che cazzo. Dai, sono vicino al sasso. Dai, Ekans, ma al campeggista, ok. Ho catturato Ekans, ragazzi, quindi Ekans e Donphan, nuova coppia, attenzione. Ole. Allora, come finalmente chiamerò? Finalmente un po' di minchia doppiatore su Kitsune, no, eh?
Oh, Allora. siamo capiti. Boh, raga, per il prossimo episodio ve li faremo trovare allenati a sto punto. Allora, io pensavo di chiamare Ekans Eden, perché c'era quella roba al giardino dell'Eden, quindi lo chiamo così. Me ne sbatto, ragazzi, in poche parole. Buono! Eden. Luke, stai diventando un buon name rater, Oh, cioè, ragazzi, nel senso. dopo questa, mamma mia, Luke, c'è la laurea proprio. Cioè, oltre a darvi lezioni bibliche, vorrei dire, Ragazzi, cioè, lascia Eden. fare. Ragazzi, Eden, cioè, nome pazzesco, aggiungerei anche. Ok, io nel Vabbè. frattempo vado a farmi un po' di spese, mi prendo un po' di Pokéball, un po' di super pozioni, che sennò non mi sento tranquillo. Allora, Poi, Eden. boh, Ciao. vendo tipo il messaggio visione, anche se so di star facendo una cagata che perderò alla Lega, però insomma, Non importa, non devo fare un importa. po' di È sacrifici il pensiero e che poi, boh, conta. un'altra Pokéball. Ok, io vado da France, Così almeno tre. Anche intanto. perché c'è da fare la cattura nel cazzo di coso lì. Nel pozzo, sì, esatto, nel pozzo. Ok. Messaggio azzurro, pure lui. Squamadrago serviva qualcosa in sta gen? A meno che non aumenta la potenza delle mosse d'ago, ma non mi ricordo. Forse per scambiare Via. qualcosa, non mi ricordo. E vabbè, non ci sono gli scambi, via, tanto è quello. Ok, Franz è fuggito via a gambe levate, proprio di gamba tesa è andato via. Molto bene. Minchia, Felipe me lo confirmed. Io sono nel pozzo, mi sono cacciato nel pozzo insieme a Franz. Ok, mi sono buttato anch'io, perfetto. Vuoi fare te prima la cattura? Ok, facciamo la cattura. Vediamo un po', ragazzi. Oh, chi è? Chi è? Fammi sognare. Magmar! Magmar! Magmar, minchia, buono Bella Magmar, Liu, che vediamo. mi dicono. Ok, mi becco io. Xatu ci sta un sacco. Bella, mi piace Xatu. Allora, vediamo un po' se ci Però un mio sta. attacco non lo regge. Io infatti non lo attacco nemmeno perché è troppo scarso a livello 6. Non ci sta però. Cazzo, fa Fango fango bomba però. bomba, wow, Onesto. onesto, sì. Vedo un Sanguisuga, fango bomba. Già un moveset onesto, a parte per Sanguisuga, che Sì, vabbè. vabbè, Sanguisuga è un Olè, preso po'. anche Xatu. Minchia, ma oggi li E prendi tutti al lui primo lo colpo. chiamo Montezuma, Beh, come buono. l'imperatore azteco. Buono. Io ho soltanto più 3 Pokéball però, Gio. Quindi vediamo se lo prendo questo Dai, Magmar. Luke, 1, 2, 3. farcela. No, dai, all'ultimo è uscito. Minchia, quanto ti odio. Ti odio Ma quindi non ce nell'anima. la fai? No, Ce la aspetta, fai una? aspetta. Preso, 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 Madonna grande, preso. Luke, così ti Preso, voglio. Madonna, ragazzi. Oggi proprio non mi fermano. Ok. Pokémon Spirito Olè. Fuoco. Allora, Magmar, soprannome. Quindi Magmar è legato con Xatu, dicevi? Xatu, esattamente. A sto punto io Allora. vado un po' avanti, sfido un po' di reclute, Luke. Lo Minchia chiamerò sassata. L, che si scrive. Aspetta, come si scrive? Con una E, giusto? Hell. Esatto, allora mi ricordavo bene per una volta. Nel frattempo Kitsune impara Mega Assorbimento, buono così. Buono. Oh, abbiamo 4 Pokémon, ragazzi. Cos'è sta cosa? Cioè, Clamoroso. io direi proprio clamoroso come dice Joe. Cioè, proprio fiero. Ok, io Eccezionale. sono contro il primo tirapiedi di Giovanni, in Ok, poche io ho appena parole. devastato già la seconda, quindi vai È tra. la Madonna, sei già avanti. Sì, adesso sono al terzo con un Miltank. Oddio, Miltank mi fa splash. Duke scappa. Scappo, mi sa che scappo a gambe levate, raga. Ok. Stoppiatore fa malissimo, però non va bene. Magnitudo 7, ok, a casa. Allora. Potente, Vai, Plato, il tuo momento, fammi. potente questo Joe. E Allora. perfetto, io sto per andare a sfidare Milas. Però prima ho raccolto una bacca, quindi quasi quasi la do a E Kitsune. tutto, ragazzi, in questi giochi possiamo vedere come ci sia la parità di sesso. Infatti ci sono delle reclute Sì, infatti, femmine. finalmente. Finalmente hanno aggiunto questa cosa nei giochi di seconda gen. Jess, Intanto insieme a qua. Jessie. Qua ci Ok. sono gli Slowpoke con la coda tagliata, che è tipo Poveracci, una cosa bruttissima. Sì, diciamo che è una visione abbastanza brutta da avere, però non Esattamente. importa. Sconsigliabile a un pubblico impressionabile. Appunto, raga. Se interrompi il nostro lavoro possiamo essere spietati. Ok, io sono contro quello che nei remake sarebbe Milas, qua credo sia una semplice Sì, recluta. è un semplice Infatti. leccapiedi, possiamo dire Manda caputo. in campo. No! No, Chi oh, è? non puoi mandare in No, campo uno. vabbè, raga. Ma che sfiga ci abbiamo in questa Soul Link? Cioè, troppo, secondo Comunque un calcio salto mi fa il crit. me. Come il crit pure? Figa, Un no? calcio salto mi fa il crit, ma ha mandato a pochissimi PS. Ok, Ok, dai, ci sono. Ci sono. io sto affrontando Midas. Pozione bella tranqui. Calcio salto di nuovo, Luke. Oh, Sto cominciando ad aver paura. ma Calcio fallisce salto. sto dannato una volta che si sbilancia magari. Ok, l'ho Maron. battuto. Bella lì, bella lì, bella lì, bella lì. Perfetto, io vado su subito. Onesto. Vabbè, dai, Franz, sì. Ok, Ok, qua dobbiamo ho discutere. vinto anch'io, Gio, molto bene. Oh, Luke, se parli a Franz ti dà una Escabola. Mi danno una Escobol?
Già, non me lo ricordavo questa cosa. C'è ragione, mamma mia. C'è ragione. Ok. Boh, Liu Kyo a sto punto, durante la palestra, sai cosa faccio? Faccio un po' di switch, alleno Dumbo e... idem, mi sa che farò idem. Ok, ragazzi, battiamo la palestra, quindi. Confirmed. A sto punto, sì. Ok. Sai cosa ti dico prima? Vado a prendermi un po' di pozione, idem. Perché grazie a quello o di merda le ho sprecate tutte. Idem. Ok, io sono uscito dal Poké Market e sono entrato in palestra, proprio per vincere la mia seconda medaglia. Te dai, spera. Dai, esatto, si spera. Intanto, minchia, no, comunque, cioè, quattro Pokémon non succedeva da tempo. Dal 72 secolo scorso, più o meno, possiamo dire. Intanto possiamo notare la differenza tra la palestra di oro argento e quella di Art Gold sul Silver, tipo un abisso. Sì, infatti, è totalmente differente, cioè, non... Ok, allora... Ok, nel frattempo io ho sfidato le prime due che avevano un Politoed. Da me un Dragonite e un Tentacruel, li ho shottati con due mosse. Mamma mia, la potenza. Minchia, Luke, spacchi tutto. Ok, raga, spacco bottiglia, ammazzo famiglia, in poche parole. Esattamente. Allora, io sono già secondo allenatore. Ok, questa qua mi fa fossa. Io fossa. A sto punto, sai cosa ti dico? Che ti no, vabbè, non predicto. Mi becco la fossa in faccia, ecco. Esatto, così. No. Ho shottato Dumbo livello... Minchia, Luke. Che cioè, cosa? Ti dico il moveset di Dumbo. Dica. Geno pugno, sì. Calcio in volo, cometa pugno. Mera madonna, aspetta, sai che non ho visto il moveset di Magmar, adesso che mi ci fai pensare, aspetta, fammi vedere. Allora, Magmar ancora c'ha... Lord Ilix. Magmar c'ha, oddio, Magmar c'ha abisso, inseguimento, terra in pesta e bolla, vabbè, non è che proprio granché alla fine, adesso che ci penso. Comunque, bella lì. Dumbo livello 10, Plato livello 19, vuole imparare Speculmossa, no, direi. Comunque... A meno... no. Comunque io direi che in questa parte battiamo la palestra, ragazzi, e poi stoppiamo, perché il rivale a me mi fa molto molto paura in questo gioco, non so te cosa ne pensi. Sì, no, ma anch'io avevo difficoltà, ma anche contro il capo palestra avevo difficoltà, infatti sono già in ansia perché... Sì, io mi ricordo che questo, contro il suo site, mi ricordo che... Come Mew? Sì, ero una bestia, cioè non lo battevi. Mi ha mandato Mew a 7 questo pigliamosche. Luke, ho tenuto Dumbo in campo un attimo, ho shottato un Pokémon avversario. No, madonna, cioè ragazzi... No, ho fatto pistola... Ok, no, ho retto benissimo. Oddio, mi fai spaventare, gioco quando così, oddio. Luke, Dumbo è fortissimo, è una bestia. Ma aspetta, che livello ce l'hai già il tuo Donphan, che non mi ricordo? 11, ma già shottato due Pokémon del tipo. Che mossa mi ha fatto questo Sandshake? Oddio. Oddio, danza spada, no, ti... No, vattene. Cosa fai riposo con metronomo? Idiota. Non cottospora, stupido. Ok, ragazzi, mi ha fatto veramente... Oddio, ma era pericolosissimo sto Senshu. Cazzo, Luke, io mi sono trovato davanti a un Hunter che non riesco a colpire. Non c'hai mosse proprio contro Hunter, è proprio zero. No, cazzo, vita 9 per Kitsune. Cavolo, guarda che... Quando succedono queste cose che non c'hai mosse contro i tipi rispetto, sono cazzi, possiamo dire. Che capitano delle cose di queste qui. È la morte civile. La morte civile. No, cazzo, volevo andarmi a curare, ho sfidato per sbaglio un allenatore. Minchia Articuno, no, Minchia ragazzi. Cioè dai, dopo o Articuno, ma state scherzando? Ma siamo seri, ragazzi. Ampharos è la madonna. Allora, male che gliel'ho predictato. Vabbè, bene. Ciao, no, Ampharos, minchia Articuno c'è metronomo, mi fa paura. Ok. C'è metronomo, doppia sberla, ok, vai. Io sono qua vicino. Doppia sberla, ma che cazzo di massa è? Dai. Se mi devasti con doppia sberla, occhio. Ok, raga, io sono qua vicino a Raffaello, mamma mia. La tossina fa schifo. Allora, io do il mirino a qualcuno, sapete? Io do il mirino a qualcuno, tipo a Kaim. Ok, Luke, dammi un attimo che vado a curarmi perché le sto buscando di santa tranqui, ragione. Tranqui. C'ho un'ansia mo per battere cose che veramente... Anzi, facciamo che vado a curarmi anch'io per sicurezza, dai. Non voglio fare il figo, dai. Andiamo a curarci. E vado a prendermi anche delle pozioni perché veramente sto constatando quanto sia forte sto coso. Sai che vado anch'io? Allora. Ah, ma io c'ho un muro di fumo da vendere. Ok. Via. Allora, io sono sentendo di nuovo in palestra e questa volta Raffaello non potrai far niente per fermarci. No, proprio zero. A me manca qualche allenatore, no, ok, mi manca solo il Raff. Ok, siamo qui. Fai tu il dialogo? Belle. Ok, io metto davanti Plato, poi ho anche Dumbo, può fare la sua parte. Qua io c'ho ancora l'uovo che deve schiudersi. Vabbè, ma questi sono dettagli, vabbè, vai. Vado. Sono Raffaello, con i Pokémon Coleottero non ho proprio rivali. Sto studiando per diventare un'autorità nel campo dei Pokémon Coleottero. Ora ti mostro ciò che ho imparato. Dai, fatti sotto. Cioè, è clamoroso come nelle prime due gen i dialoghi ci siano tante di quelle ripetizioni da Madonna. Prendere a schiaffi traduttori. Proprio la fantasia della Game Freak in questi gen. Manda in campo e dai, Miao con terremoto, iniziamo subito così. Manda in campo Spiro. Manda in campo Spiro da me, proprio un Pokémon che in teoria potrebbe essere facile, diciamo. Parasect. Oddio, ho paura.
Io potrei anche rischiare di mandare... Io se gli mando tubo e gli faccio un gelo pugno, quello lì non vive mai la vita. Non vive mai la vita. Ma potresti farlo in teoria, dai. Dai, Però a livello 12 Dumbo... No, aspetta. No, non te lo rischi, dici? Non te lo rischi? No, mega assorbimento. Fossa, sì, fossa, c'ho magnitudo, vai a casa. A casa. Non ho fatto niente. Kingdra, aia. Come Kingdra? Il mio c'è Kingdra come ultimo Pokémon al posto di Scyther. O adesso gli predico la fossa e gli mando Montezuma. Montezuma. Allora, raga, Montezuma mi ispira troppo come soprannome. Montezuma a livello 6 shot a Parasect. Attenzione. Attenzione, il mio il Kingdra che sto affrontando ha fatto ruggito. E Splash! Ha fatto Splash! No, Kitsune! Che è successo? No, è morto Kitsune, Luke! No, no, aspetta, Kitsune chi ha? Tu Vulpix? Sì. No, raga, gli starter. Raga, gli starter, abbiamo perso gli starter. No, cavolo, peccato. Io ho vinto comunque, io ho vinto. È una battaglia amara, possiamo dire. Una medaglia amara. Ah, fango bomba su Plato. No, è morto anche Plato, brutto colpo. What? What? No. Dumbo mi ha salvato, Luke. Dumbo mi Quindi aspettate, aspetta. Plato chi era? Il tuo Bellsprout? Sì. Quindi praticamente abbiamo perso i due Pokémon più forti. Sì. No, raga, che finale a mano di parte. Che finale a mano di parte. Nella prossima parte dobbiamo allenarci a bomba, non tipo. Non ci credo. Che roba, cioè, pazzesco. No. Ma fatto, prima ha mandato Machop e non ci credo. Machop. Mando Kitsune, Ossomerang giù Machop, mando Plato, fango bomba critical giù Plato. No, vabbè, pazzesco. Raga, come vedete questo gioco è molto difficile, molto difficile. Cioè, è pazzesco. No, Plato, dai, ti stavi per evolvere. Allora, Plato è il tuo, caro Bellsprout, mi dicono. Mamma mia. Allora, vediamo Vabbè, un po'. Vabbè, perlomeno adesso che ci alleneremo i Pokémon avremo una coppia un po' più forte, mi ha dato sonno la Lia, il caro Raffaello, che mossa di merda. Ah, è vero? A me cosa ha dato? Aspetta. Controllo, gioco, controllo. Controllo. No, sonnifero. Ma che schifo, dai, ma ammazzi Raffaello, vaffanculo. Guarda, paradossalmente adesso ti dico una cosa. Da prendere Bellsprout... E lo potevo imparare. Guarda. Non ci credo. Paradossalmente secondo me succede questo. Ok raga, quindi Pearl e Kame sono morti. Ci rimangono due Pokémon catturati in questa parte. Che alleneremo per la prossima parte, direi proprio. Che dici? Dice che... direi che forse ci conviene. Direi che è meglio. Quindi boh, che facciamo? Possiamo salutarci, che dici? E boh, niente, direi che questa parte può concludersi, quindi Luke, dato che è la tua. Mica ragazzi, che faticaccia questa parte. È veramente un finale amaro proprio, mi dicono. Una medaglia amara. Beh, diciamo che la prossima parte, cioè la numero 5, uscirà sul canale di Giova, quindi mi raccomando non perdetela, lasciate un mi piace, iscrivetevi ai canali, mi raccomando, e noi ovviamente ci vediamo con un prossimo... mi raccomando passate dai social. Esatto, me l'ho dimenticato, passate da tutto. Perché altrimenti arriva il vano che vi spegne la sizza in faccia. Esatto, e quindi non è una cosa bella. se non volete che il vano vi spenga la sizza in faccia, fatelo, e noi ci vediamo con un prossimo video. Bye bye!